Pace bene, oggi 15 febbraio ricordiamo i patroni della terra di Brescia. Loro sono i santi Faustino e Giovita Martiri. Ascoltiamo la loro storia. Faustino e Giovita erano fratelli di una nobile famiglia pagana di Brescia. Divennero cavalieri. E attratti dal cristianesimo, vennero battezzati dal vescovo Sant'Apollonio. I due fratelli si dedicarono subito all'evangelizzazione della loro terra, il primo come presbitero e il secondo come diacono. Ma i maggiorenti di Brescia fecero pressione presso il governatore per espellere i due fratelli predicatori, in quanto disturbatori dell'ordine pubblico e nemici della religione pagana. Sarà l'imperatore Adriano a chiedere loro un sacrificio al Dio Sole quando sosterrà a Brescia dopo una campagna militare nelle Gallie. I due giovani non si piegarono alle minacce dell'imperatore, che ordinò di darlo in pasto alle fiere. Ma nell'arena le belve affamate si avvicinarono e dolcemente si accovacciarono ai loro piedi. La stessa cosa successe nel Colosseo a Roma. Di fronte ad una così forte dimostrazione della fede in Cristo, molti spettatori si convertirono. L'imperatore ordinò che venissero scorticati vivi e messi al rogo, ma le fiamme non toccarono nemmeno i loro vestiti. Durante un viaggio a Napoli per nave, sedarono una tempesta e, abbandonati su di una barchetta, gli angeli li riportarono a riva. L'imperatore furioso ordinò il loro rientro a Brescia e con una sentenza del 15 febbraio vennero decapitati. Seppelliti nel cimitero di San Latino, il vescovo Faustino costruirà la chiesa di San Faustino ad Sanguinem, poi Sant'Afra e oggi Sant'Angela Merici. Alcune reliquie vengono tutt'oggi venerate nella basilica dedicata ai due martiri. Questi due santi sono raffigurati spesso con abiti militari romani, con in mano la spada e la palma del martirio. In altre immagini Faustino è vestito da presbitero e Giovita da diacono. Faustino e Giovita hanno dovuto subire tanta sofferenza proprio per la loro fede. C'è stato un grande accanimento, ma ripetutamente succedeva qualcosa di prodigioso. Il fuoco non li bruciava, la tempesta non li ha uccisi, gli animali selvaggi e violenti non li hanno sbranati. Tanta sofferenza alla quale sono scampati, anche se poi non sono scampati al martirio. Però quante persone, vedendo la loro tenacia e la forza della loro fede, poi hanno deciso di credere nel Signore e nella sua salvezza. Anche noi siamo tormentati da varie prove nella nostra vita. Ebbene, il mondo ci guarda, gli altri ci guardano e non pensiamo che una sofferenza sia fine a se stessa. Se noi entriamo in questa sofferenza con la libertà e la fede dei figli di Dio, diventeremo una luce che sarà in grado di illuminare chi sta intorno, perché spiegherà che c'è una forza più grande che consola, una forza più grande che libera e che non ci fa avere paura. Per questo preghiamo i santi Faustino e Giovita di rimanerci accanto nella sofferenza, affinché questa sofferenza possa diventare luce. Santi Faustino e Giovita, pregate per noi.